saluto. Artista ricca di vita. Grazie. Ci siamo conosciuti a Venezia, alla Pro Biennale Vittorio Sgarbi, dove c'è la cena. Aspetta, abbia finito. Tieni, grazie, Antonio. Ah, sei? Antonella. Non si perde. Scusa. Buonasera. Buonasera. L'effetto dono, sì. Ah? Io mi chiamo Ciuto, ma si scrive C-H-I-U-T-O. C-H-I-U-T-O. Io sono un writer. Io e voi ci siamo conosciuti nel 1996, in estate, a Gallipoli, lungomare. Voi vi fermaste ed elogiaste noi writer mentre dipingevamo alcuni muri. Che dipinge la sua anima. E poi mi ricordo anche nel 1999 che le dichiarò che la Cappella Sistina era, anzi, il Leoncavallo era paragonabile alla Cappella Sistina. Questi sono i miei contatti. Bene. Onde Giovanni, con la maggiore allegrezza del mondo, quindi con l'ultimo slancio di entusiasmo, tornò a Urbino, non senza lacrime e pianti della madre, menò a Perugia Raffaello, dove Pietro, veduto il suo disegno, i modi e i costumi, ne fece quel giudizio che il tempo dimostrò vero, si accorse che era un ragazzo di molto talento. E notabilissimo fu, da osservare com'era con il padre limitato, capace di fare cose per aiutarlo. Quando ha un talento, un genio, un grande pittore che gli insegna, lui subito si mette in armonia con lui e in pochi mesi, studiando Raffaello la maniera di Piero e Pietro mostrandogli con desiderio che egli imparassi, lo imitava tanto a punto e in tutte le cose che i suoi ritratti non si conoscevano dagli originali. Ormai poteva dipingere, a 12 anni, come Perugino. Era capacissimo, aveva una tale capacità di capire che, come aveva capito il poco che poteva insegnare il padre, capiva il mondo, il molto che gli poteva insegnare Perugino.